Cari Sono amici, un sacco di buongiorno. notizie. Sì, ci sono un sacco di notizie. Un Sentivo sacco che di notizie. hai voluto fare un'entrata diversa, ma mi hai spiazzato stamattina. Cari amici, buongiorno, bentrovati come al solito con la nostra rassegna stampa. È come Marilena Rudi che avete già sentito, spiritosa stamattina. Come la mia giacchetta rossa stamattina. Frizzante. Abbiamo anche ovviamente i nostri quotidiani, la cui lettura è offerta dall'edicola Macchia Nera in via Salvo d'Acquisto qui a Casa Massima, e sono i nostri quotidiani Giornale, Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere della Sera e Repubblica, con i loro inserti 7 per il Corriere della Sera e D di Repubblica per appunto il venerdì di Repubblica. Sì. Partiamo subito con la Gazzetta, e l'apertura riguarda ovviamente il mare di Lampedusa, cimitero di immigrati, centinaia di morti, bimbi e donne nel barcone affondato. A bordo oltre 500 profughi, 155 tratti in salvo. Il governo proclama per oggi il lutto nazionale, preso lo scafista. Invece al centro della prima pagina campeggia la politica e lo scontro all'interno del PDL. Stop alla nascita di un nuovo gruppo, ma resta alta la tensione dopo i contrasti sul rapporto col governo. PDL, il fuoco sotto la cenere. Berlusconiani contro Alfano, i pugliesi per il cavaliere, tranne Azzolini. Decadenza, oggi il voto. Berlusconi, non vado, sentenza politica. Il numero magico che potrebbe salvarci. Questo è il titolo dell'editoriale a firma di Lino Patruno, sempre sulla Gazzetta. Andando invece sul giornale, poi ti lascio la parola Marilena, anche sul giornale è in prima la tragedia dell'immigrazione, 300 morti di buonismo, titola il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. A Lampedusa naufraga un barcone con centinaia di profughi africani. La sinistra attacca la Bossi-Fini, ma con le belle parole non si salvano le vite. Questo ci scrive ancora il giornale. E poi c'è l'editoriale a firma di Magdi Cristiano Allam. Questo per quel che riguarda le prime pagine e le notizie centrali delle prime. Vediamo da te, Marilena. Allora, io aprirei subito con una notizia che riguarda Casa Massima, che riporta Repubblica in realtà, perché è un trafiletto piccolo, però non ci sfugge. L'accordo per 303 dipendenti a Casa Massima durerà 12 mesi. Si tratta della sentenza e il titolo è Calano i consumi, dalla pagina 4 di Repubblica, Auchan in crisi, prorogati i contratti di solidarietà. Leggo testualmente, terzo anno consecutivo di contratto di solidarietà per 303 dipendenti Auchan di Casa Massima. L'accordo raggiunto tra aziende e sindacati servirà a scongiurare per i prossimi 12 mesi gli esuberi per un centinaio di dipendenti, pari al costo di 54 contratti full time. L'attivazione dell'ammortizzatore sociale consentirà all'azienda di risparmiare circa 800.000 euro all'anno, soldi che copriranno in parte le perdite del giro d'affari dello store di Casa Massima in calo del 10%. Secondo i sindacati, con queste cifre, l'Auchan di Casa Massima fa registrare il peggior risultato dopo quello dell'ipermercato di Modugno, fra tutti i 50 punti vendita della multinazionale francese. La situazione è preoccupante, ammette Barbara Neglia, segretario della Philcams di CGL di Bari. Basti pensare che la vendita di televisori nell'ipermercato è crollata del 50%. Continua l'articolo di Repubblica, ovviamente rimandiamo alla lettura completa ai lettori che volessero sul quotidiano e andiamo adesso invece a un'altra notizia che riguarda comunque Casa Massima, perché è, come sappiamo, a due passi da noi l'ospedale Miulli. Si era aperto un procedimento penale e amministrativo qualche tempo fa, ricordiamo un paio di anni fa, a seguito di una vicenda legale, insomma giudiziaria, legata ai fondi regionali. Adesso finalmente è arrivata la sentenza. La procura scagiona Vendola e Tedesco. Illeciti all'ospedale Miulli archiviate. Per il PM Lino Giorgio Bruno, regolare la transazione da 45 milioni con la regione. In sintesi, l'accordo è del 2008. Leggiamo dal Corriere della Sera, pagina 2 del Corriere del Mezzogiorno. L'inchiesta riguarda una transazione da 45 milioni di euro tra Regione e Ospedale Ecclesiastico Miuli di Acquaviva delle Fonti, che risale al 2008. L'accordo che un anno fa il Consiglio di Stato ha dichiarato legittimo. Il Miuli lamentava di essersi indebitato per la realizzazione della nuova struttura, che è costata circa 72 milioni di euro, perché la Regione non avrebbe consentito l'accesso ai fondi per l'edilizia ospedaliera. L'ente ecclesiastico, infine, sosteneva che i rimborsi pagati dal 2002 al 2007 dalla Regione per le transazioni sanitarie
per garantire l'ospedale il regime di convenzionamento sarebbero stati incongrui rispetto a quelli riconosciuti ad altre strutture private analoghe. Ecco che finalmente i giudici amministrativi si sono pronunciati e hanno giudicato regolare quindi l'iniziale transazione dei 45 milioni di euro per l'acquisto delle attrezzature. C'è ancora qualche notizia di rilievo su Repubblica che riguarda la Tares, ma lo vediamo dopo. Vengo io sul giornale. Congelata la scissione nel centrodestra, il PD rilancia l'IMU, il futuro del governo all'interno. Infatti il giornale scrive: dopo la fiducia il pacchetto economico, il PD non resiste, vuole ripescare l'IMU. Il governo cerca 5 miliardi e i Democrat presentano un emendamento al decreto. Sopra i 750 euro si paga la tassa. 3,1% il rapporto deficit-PIL ad oggi. L'obiettivo del governo è tenerlo entro il 3%, ma servono 5 miliardi. Più 0,4% il rischio aumento dell'inflazione a fine anno, secondo l'ultima sfida della Confcommercio. Il sottosegretario Fadda sull'aumento del ticket, probabili adeguamenti. Andando invece sulla Gazzetta del Mezzogiorno si parla di Vendola e dell'iniziativa promossa dalla Gazzetta per i treni veloci anche in Puglia. La firma di Vendola, treni più veloci anche per la Puglia. Questo ci dice la Gazzetta del Mezzogiorno. Mentre sempre in prima, poi ritorno da te Marilena, si parla del Miulli, chiesta l'archiviazione per Vendola e due ex assessori, il caso della transazione tra regione e ospedale. Lo leggevo testè. Sì, infatti. Andiamo al Consiglio Comunale di Bari, arriva la stangata per la Tares, maratona notturna in consiglio, sconti a negozi e single, aumenti per le famiglie numerose. Sono stati scongiurati, riporta Repubblica, pagina 2 di Repubblica Bari, gli aumenti delle aliquote IMU e IRPEF e delle tasse sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico. Il vero incubo per i baresi a partire dalla fine di ottobre invece si chiamerà Tares. Maratona ieri sera in Consiglio Comunale per approvare i nuovi tributi in vista del bilancio di previsione. Tocca al sindaco e all'assessore ad interim al bilancio Michele Abigliano, appunto sempre lui, visto che il suo assessore Giannini è stato nominato assessore alle opere pubbliche alla Regione Puglia, illustrare una nuova manovra fiscale che ai più potrebbe sembrare impopolare, che in alcune parti tocca soprattutto le famiglie più numerose. Andiamo più avanti, qualche esempio: per un appartamento di 80 metri quadri i single avranno un risparmio di circa il 28% rispetto alla vecchia Tarsu, quindi 142 euro contro i 199, mentre con 6 o più componenti si passerà dai 248 euro ai 327 con un incremento del 31,44%. Ancora, per una casa da 100 metri quadri lo sgravio per i single sale al 31%, mentre con 6 componenti l'aumento è più contenuto al 20%. Non abbiamo ancora avuto notizie relative più o meno dello stesso tenore circa le decisioni che comprendono il nostro territorio, che quindi riguardano il nostro comune, quello di Casamassima. Speriamo di avere notizie quanto prima, anche perché la prima tassa, la prima rata da versare sarà proprio alla fine di questo mese. Intanto ringraziamo Gianluca per il caffè che sta per prepararsi, anzi il cappuccino direi, perché ogni tanto vengono a trovarci anche i nostri amici lettori, e andiamo avanti con la lettura. C'è un allarme che riguarda i borseggiatori e i teppisti notturni sulla Movida Barese e diventa, scrivere pubblica, un far west, raffica di multe e di vigili per le auto in doppia fila. Un giovane ha afferrato la borsa di una ragazza e lasciato sul tavolo all'aperto di un locale a Barivecchia. Vorremmo più sicurezza nel cuore commerciale del centro storico, c'è un clima di paura. E poi andiamo avanti, ancora c'è qualche notizia di giudiziaria. Concorso truccato, sentenza dopo 10 anni. Le nomine pilotate a cardiologia, 4 assolti, in abbreviato il reato è prescritto. Leggiamo dall'articolo di Gabriella De Matteis, è la prima sentenza. Arriva dopo 10 anni l'avvio delle indagini e chiude il primo processo, quello celebrato con rito abbreviato. Ieri il giudice per le udienze preliminari, Antonio Biella, ha dichiarato la prescrizione del reato dell'associazione a delinquere contestato nell'inchiesta sul sistema di concorsi truccati a cardiologia e ha assolto i 4 imputati. Per 3 di loro, Marco Matteo Ciccone, Matteo Di Biase e Maria Vittoria Pizzalis, il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere, ma solo per uno dei reati, quello di associazione, estinto per prescrizione.
Questo è quello che si legge dalle pagine di Repubblica. Ovviamente chi volesse approfondire può farlo tranquillamente direttamente sul quotidiano. E poi ancora si parla di droga. Andiamo, ci spostiamo a Taranto. Blitz a Taranto, l'allarme di Motta, lo spaccio endemico come il contrabbando. Poi ci spostiamo ancora sulle pagine di Repubblica per concludere con una 4 giorni di idee. La cultura sfida la crisi. La Fondazione con il Sud e il forum del libro Passaparola portano a Bari Nobel, politici e intellettuali. Adesso ripartiamo dalla lettura. Anche Bari quindi si muove verso la prospettiva della lettura dei libri. L'appuntamento è dall'11 al 12 e dal 17 e 18 ottobre fa Pretuzzelli e tanti luoghi del centro, e alcuni di questi premi Nobel sono elencati. Tra questi c'era anche Erri De Luca, Corrado Augias, Ignazio Visco, Massimo Brai, attuale ministro delle Cultura, e naturalmente anche il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Con questo noi chiudiamo la puntata di oggi. Vi auguriamo buon fine settimana. Vi ricordiamo che sabato prossimo avremo al Macondo qui la presentazione del libro di Domenico De Santis, in che direzione si sta muovendo la sinistra. Si chiama il libro La sinistra che vota Grillo, quindi si aprirà un dibattito abbastanza fervente. E poi sabato 19 avremo la presenza del procuratore Scelsi, che ci farà compagnia in una tavola rotonda proprio sulla giustizia, alla luce anche degli ultimi fatti di cronaca. A tutti buon fine settimana.